Ringrazio Anna Dolfi e Carlo Patrono per il privilegio di tenere questa lettura corsiniana dopo Carlo, giusto? Ringrazio Carlo per l'introduzione. Devo dire che sono un po' intimidito perché ci sono persone che l'immunologia la conoscono meglio di me. Cito Rita Carsetti che è vicepresidente dell'Unione Internazionale delle Società Immunologiche, quindi diventerà presidente di tutti gli immunologi, di questo siamo molto fieri. Parlerò di immunità e infiammazione questo è Tucidide. Ho chiesto al professor Corbellini, a Gilberto, di alzare la mano se dico se gli accenni di storia sono sbagliati. Quindi, per piacere, questo è Tucidide, la guerra del Peloponneso, il secondo libro, la peste, che non era una peste, ma non era una peste, la chiamiamo la peste di Atene. E credo sia la prima descrizione, almeno nel mondo occidentale, nella nostra cultura, della memoria immunologica, una delle caratteristiche fondamentali del sistema immunitario. Vedremo che c'è stato un grande cambiamento di paradigma da questo punto di vista. Si accorge che chi ha avuto la peste e non è morto di peste, o non si ammala o si ammala in forma attenuata. Se ci pensate, è quello che stiamo vedendo con Covid-19. Se qualcuno è interessato a contaminazioni fra sapere umanistico e immunologia, c'è stato uno sforzo che è stato fatto con il Piccolo Teatro di Milano, catalizzato da Daniela Binerva e Claudio Longhi, che è il direttore del Piccolo, e ci sono delle letture di Sonia, fatte da Sonia Bergamasco e Neri Marco Re, lettura appunto di tipo umanistico, con dei commenti di tipo immunologico. Credo che è appropriato non tanto per il mio narcisismo, ma perché siamo all'Accademia dei Lincei, quindi qui ci sono i saperi che vogliono stare insieme. Il sistema immunitario è estremamente complicato. Ci piace pensare al sistema immunitario come a un'orchestra. Perché un'orchestra? Perché dal buon funzionamento del sistema immunitario dipende l'armonia, la nostra armonia con il mondo esterno e con il nostro mondo interiore. Su questo farò qualche accenno. È un'orchestra straordinaria di cui noi non conosciamo tutti gli orchestrali e tutti gli strumenti che vengono usati, e non conosciamo tutti gli spartiti, il repertorio dell'orchestra. E farò un esempio specifico, cercherò di introdurre qualcosina anche per le... ci sono persone molto sofisticate qui. Non conosciamo tutti gli strumenti, tutti gli orchestrali e tutti gli spartiti. L'armonia è un'armonia fatta di una guerra continua. Si stima che qualche centinaio di milioni delle nostre cellule di prima linea, quelle dell'immunità innata, muoiono tutti i giorni per mantenere l'equilibrio con che cosa? Con il mondo microbico che ci accompagna e che ci circonda. Perché lo diciamo con tanta sicurezza? Lo impariamo dai pazienti, perché quando c'è un difetto di queste cellule, beh, ci sono problemi anche con germi che normalmente non creano problemi. Siamo accompagnati da un mondo microbico molto complicato, più del 90% dell'informazione genetica che portiamo è l'informazione dei microbi che ci accompagnano, che sono localizzati, beh, è ovvio, nel tratto gastroenterico, questo è ovvio, lo sappiamo da sempre, nell'albero respiratorio, sulla cute. Ma quello che invece non è ovvio, ed è sorprendente, o perlomeno io sono sorpreso, è che ci sono componenti del nostro mondo microbico, probabilmente anche, io lo imparo questo da Maria Rescigno, che lavora in Humanitas, ed è una grande esperta dell'interazione fra mondo microbico e sistema immunitario. Ecco, la cosa sorprendente è che, per esempio,
all'interno di alcuni tumori ci sono componenti di questo mondo microbico che probabilmente giocano un ruolo importante nella progressione tumorale. Quindi non stanno solo dove abbiamo sempre saputo che stavano. L'equilibrio con questo mondo microbico dipende dal nostro sistema immunitario. Qui c'è stato Galileo, e ci sono due massimi sistemi nel nostro organismo. I nostri due massimi sistemi sono il sistema immunitario e il sistema nervoso centrale. Questo me l'ha dato Gianvito, i dati sono da Gianvito Martino, sono confrontabili per peso, per numero di cellule, in realtà sono molti di più perché poi sono le cellule della prima linea di difesa. C'è una logica di connessione, usiamo lo stesso nome, le connessioni strette, i baci, che possono essere baci della morte perché possono uccidere il bersaglio, usiamo il termine di sinapsi, e quelle del sistema immunitario non le contiamo perché sono transitorie, mettiamo molto più transitorie. Ma le parole chiave sono simili, riconoscere i buoni dai cattivi, ed è un problema molto serio, riconoscere se stessi come premessa per riconoscere il mondo esterno, comunicare, sistemi di comunicazione, e poi la memoria, e vedremo la memoria. Ebbene, questi due massimi sistemi comunicano, ne mostrerò un esempio fra un minuto tratto dalla review che Carlo ha citato, ne mostrerò un esempio brevissimo, ma in realtà noi capiamo in modo ancora molto imperfetto, e c'è uno sforzo fatto mettendo insieme i due saperi, Michela Matteoli, che è da poco diventata membro dell'Accademia, e Maria, capiamo molto, in modo ancora molto imperfetto, come questi due massimi sistemi dialogano. Mi piace pensare che sia il sistema, la prima linea di difesa, le cellule della prima linea di difesa che incontrano i microbi, e questi sono i vasi, e qui abbiamo qualcuno che è esperto di patologia vascolare, è stato citato una persona che è cara a tutti e due, ed è Vasily Kandinsky. Il sistema immunitario è fatto da una prima linea di difesa, quella dipinta da Kandinsky, scoperta da Metchnikov, come linea di difesa, non racconto la storia perché sennò vengo bacchettato da Gilberto, ma non è solo una prima linea di difesa. Questa è l'immagine, credo, utilizzata da Metchnikov, quando ha scoperto queste cellule sono i grandi mangiatori, li chiamiamo, sono i macrofagi. Questa invece è un'immagine del mio laboratorio, di Andrea Doni. Purtroppo c'era un film che non riesco a farlo andare, ma qui sono macrofagi che interagiscono con il virus del Nilo occidentale, non è più solo nel Nilo occidentale, ce l'abbiamo in casa, si è diffuso in tutti gli Stati Uniti, e qui, come in HIV, queste cellule sono dei cavalli di Troia. HIV, virus viene portato, se non si fa la terapia, nel sistema nervoso centrale da queste cellule che si comportano come dei veri cavalli di Troia. Quindi per tutto il sistema immunitario, il sistema immunitario è una spada a doppio taglio. Più o meno 300-350 milioni di anni fa c'è stata una esplosione evolutiva, la vita sulla Terra è diventata più complicata, e a una vita più complicata si è associata l'evoluzione del sistema immunitario, con la comparsa di una risposta immunitaria adattativa. È quella che è responsabile del rigetto dei trapianti, è un miracolo. Qui sono i santi Cosma e Damiano, Beato Angelico a Firenze. Beh, questo è un miracolo che facciamo tutti i giorni, quello del trapianti. Questa risposta adattativa, qual è la logica? È quella di rimescolare in modo casuale dei pezzetti di DNA, e quando il rimescolamento, che chiamiamo in gergo riarrangiamento, viene bene, allora queste cellule vengono selezionate in modo darwiniano e sono le cellule che per esempio fanno gli anticorpi che abbiamo tutti imparati a conoscere. Mi piace
sottolineare che dal punto di vista evolutivo ci sono degli animali che sono gli animali senza mascella e il sistema immunitario di questi animali è stato studiato da un collega e amico che si chiama Max Cooper, che è un pediatra, che ha scoperto immunodeficienze. Pensate, un pediatra che si mette a studiare le lamprede. E i segmenti, vedete, che sono diversi, è come se fossero dei mattoni diversi, ma la logica è la stessa, cioè ricombinazione, rimescolamento casuale e selezione darwiniana. Io penso che chi lavora sulla lampreda, così come in questo momento noi usiamo anticorpi di cammello, per motivi che non... cui non entro, perché sono a catena singola e penetrano meglio. Io penso che chi ha studiato in qualche modo potrebbe fornirci gli strumenti utili per riconoscere patogeni che in questo, con cui facciamo fatica a generare anticorpi tradizionali. L'importanza della ricerca è fondamentale. Abbiamo sempre insegnato agli studenti, ci sono qui persone che insegnano patologia generale o immunologia, che la memoria è una caratteristica del sistema immunitario adattativo, quello degli anticorpi, quello delle cellule T. In realtà c'erano delle osservazioni fatte negli insetti, per esempio, che ci fosse una persona che si chiama Kurz, dicevano che c'era qualche forma di memoria anche nella prima linea di difesa, quella dei mangiatori, dell'immunità che in gergo noi chiamiamo immunità innata. Io e un collega ed io, che è Simon Gordon, avevamo delle osservazioni che erano nello stesso senso e abbiamo, succede a volte, non ci sono persone giovani, ma se ci fossero persone giovani dico sempre state attenti quando date il nome a qualcosa perché è importante, e qui abbiamo sbagliato il nome. Il nome che ha avuto successo è quello di immunità allenata, trained innate immunity, cioè la prima linea di difesa si può allenare, sia che sia fatta da queste cellule che mangiano, sia che sia fatta da cellule che in gergo chiamiamo linfociti innati. L'allenamento della prima linea di difesa avviene a livello dei precursori, scusate, chi ha inventato il nome e che ha dissezionato questa via, la persona che più ha fatto il lavoro, si chiama Mihai Nete ed è un collega olandese. L'allenamento avviene a livello nel midollo, nei precursori, per questo dura un certo tempo, e avviene a livello della cellula matura, come avevamo osservato anche Simon Gordon ed io. E che cosa vuol dire? Vuol dire che queste cellule sono allenate a uccidere meglio i microbi, a produrre parole dell'immunità che si chiamano citochine, a riprodurre degli antenati degli anticorpi, su cui torno, ad attivare la risposta adattativa. È rilevante in vivo? Beh, la storia, quando è stato introdotto il vaccino di Sebin contro la polio nell'Unione Sovietica, ci si è accorti che c'era protezione anche nei confronti di infezioni polmonari che non hanno niente a che vedere con la polio. Questo fenomeno in gergo si chiama pathogen agnostic protection, cioè vaccino contro qualcosa e ho protezione contro qualcos'altro. È rilevante, qui l'avevamo supposto in un lavoro, a noi immunologi piace fare ipotesi e verificarle poi ovviamente, l'avevamo supposto e adesso ci sono dati molto, è rilevante in Covid-19, ci sono dati che suggeriscono che questo sì, sia rilevante, sia dal punto di vista dei due vaccini che utilizziamo nel mondo occidentale, quelli a mRNA e quelli che di fatto non usiamo più, quelli basati su un adenovirus, e sia dal punto di vista di protezione contro Covid da almeno un altro vaccino. Quindi un grande cambiamento di paradigma che non è quello che abbiamo insegnato nei nostri corsi fino a poco tempo fa. Questo è uno dei padri della medicina, Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, come gli altri padri della medicina, vedono le malattie infettive contrastate dagli anticorpi, dai vaccini, e provano a utilizzare le stesse armi, le armi dell'immunità contro il cancro.
In realtà, ho sbagliato la sequenza di diapositive, l'immunità innata, faccio un passo indietro, mi perdonate, l'immunità innata si manifesta come infiammazione. E di nuovo abbiamo sempre insegnato agli studenti che la risposta infiammatoria compare a seguito della comparsa di infezioni, a seguito del danno ai tessuti, per esempio una scottatura da sole. Ecco, di nuovo adesso abbiamo una visione diversa, nel senso che la risposta infiammatoria è anche attivata da quello che possiamo definire lo sbilanciamento omeostatico. Il dismetabolismo, pensate a tutte le malattie metaboliche, all'obesità, ci tornerò rapidamente, al diabete, oppure al disbiosi, cioè le alterazioni del mondo microbico che ci accompagna. E il significato generale della risposta infiammatoria è quella di difesa, amplificare i meccanismi di difesa e amplificare i meccanismi di riparo dei tessuti. Misuriamo la risposta infiammatoria con dei marcatori nel plasma e il marcatore che è più utilizzato si chiama proteina C reattiva, pensate, è stato scoperto dal gruppo di William Avery, sono quelli, Avery, McCarthy e McLeod, sono i tre che hanno scoperto, hanno fatto quello che secondo me è una delle scoperte fondamentali in biologia e in medicina, ma più in generale, direi, dal punto di vista culturale, cioè che l'informazione genetica è portata dal DNA. Non hanno mai avuto quel premio che è stato citato. E poi ci sono altri marcatori, ce n'è uno per esempio, un parente lontano, è tutta una famiglia che abbiamo scoperto noi in casa. L'immunità innata, la prima linea di difesa, la pensiamo sempre come delle cellule, e qui ci sono delle diapositive un po' per le persone che lavorano, che sono sofisticate. Ci sono delle cellule che sono dei professionisti dell'immunità innata, per esempio quelle cellule che mangiano, e poi ci sono anche un ruolo fondamentale di cellule non professioniste. Ma l'immunità innata, la prima linea di difesa, non è fatta solo da cellule, è fatta anche da quella molecola, per esempio, che è stata scoperta da William Avery, che partivano da un problema clinico, che era il problema della polmonite. C'è anche un braccio umorale, cioè molecole solubili, molto diverse, sono poche, molecole solo una famiglia l'abbiamo scoperta noi, che si comportano come degli antenati degli anticorpi, tant'è vero che qualcuno utilizza un termine di ante-antibodies, cioè antenati degli anticorpi. E di nuovo, quando noi abbiamo una risposta infiammatoria sistemica, c'è una cascata molto complicata che dà luogo alla risposta infiammatoria sistemica, c'è un ritorno sul sistema nervoso centrale, il dialogo con il sistema nervoso centrale, ci sono le manifestazioni sistemiche che sono legate al fegato e il nostro organismo, pensate, chiude, è come una fabbrica che smette di produrre, si riduce la produzione di routine, per esempio l'albumina, e si mette a produrre molecole fondamentali, per esempio quegli antenati degli anticorpi, molecole fondamentali importanti per la resistenza, l'immunità innata e il riparo dei tessuti. La mia connessione con questo mondo è una connessione non recente, mettiamola così, è una connessione non recente perché molti anni fa ho scoperto che quelle cellule dell'immunità innata che mangiano, i grandi mangiatori, i macrofagi, contrariamente a quello che si pensavano, aiutano la crescita tumorale, si comportano come dei poliziotti corrotti e vengono attirati da segnali che vengono dai tumori stessi. Quindi sono parte di un rapporto simbiotico fra la cellula tumorale e il microambiente. Queste cellule, questo è Vasily Kandinsky, che abbiamo sempre chiamato con un nome solo, in realtà sono molto diverse.
In questo momento noi facciamo analisi a cellula singola di queste popolazioni cellulari e io credo che una delle sfide che abbiamo davanti è quella di non disperderci nell'analisi a cellula singola e di vedere l'insieme senza disperderci nell'analisi a cellula singola. E a seconda delle situazioni patologiche queste cellule si orientano o si disorientano. Questa è una visione di questi poliziotti corrotti. La rappresentazione che abbiamo fatto noi è questa. Questi è Vassili Kandinsky. Queste cellule, che cosa vuol dire? Queste cellule, per esempio, promuovono l'instabilità genetica, promuovono la formazione di metastasi, promuovono la formazione di vasi, le vie di rifornimento, e poi hanno una serie di strumenti con cui bloccano le risposte adattative antitumorali. E almeno uno di questi sistemi di soppressione della risposta adattativa è un bersaglio che utilizziamo in clinica. Per esempio nel cancro più aggressivo della mammella, il pedale che schiaccia il freno della risposta immunitaria, questo, non sono le cellule tumorali che l'hanno, ma sono queste cellule, sono i poliziotti corrotti che bloccano la risposta adattativa. Ho menzionato, sbagliando la sequenza delle diapositive, me ne scuso, i vari tentativi di usare armi immunologiche contro il cancro. Quello di usare armi dell'immunità contro il cancro è un sogno che ha attraversato più o meno 100 anni di storia della medicina, fatto di tentativi ripetuti e di fallimenti ripetuti. È un sogno con due percorsi, una via che ha a che vedere con l'immunità innata e una con la risposta adattativa, e il mio contributo è legato alla risposta innata. Mi piace ricordare il contributo di Lorenzo e Alessandro, che non c'è più, Moretta, per il contributo fondamentale alla parte di risposta innata mediata da cellule linfoidi, che sono le cellule NK. Alla fine del millennio, quindi c'era chi ha continuato a pensare che l'immunologia dei tumori in quanto tale potesse dare un contributo alla lotta contro il cancro, si è trovato un po' come questi marinai che remano in questo quadro di Hokusai, che è un pittore giapponese che amo, che si chiama L'onda, ma in realtà i protagonisti di questo quadro sono loro, per motivi che non tocco. Abbiamo remato controcorrente. Queste cellule, i macrofagi che aiutano il cancro, i poliziotti corrotti, hanno un po' aperto la strada a una visione diversa del cancro. E di nuovo voglio sottolineare come cambiano i paradigmi quando ci si confronta con i dati. E il rispetto dei dati è una delle cose che ci caratterizza o ci dovrebbe caratterizzare e vorremmo che si trasferisse alla società nel suo complesso. Due colleghi, amici, sono Doug Hannan e Bob Weinberg, all'inizio del millennio hanno detto sono 100 anni che facciamo ricerca sul cancro, cristallizziamo quello che sappiamo sul cancro, che cos'è il cancro, e l'hanno cristallizzato in 6 sigilli, hallmarks, vedete che in questi 6 sigilli, che hanno a che vedere col fatto che le cellule tumorali non muoiono, crescono sempre, danno metastasi, il cancro è la cellula tumorale, salvo il fatto che si procura vie di rifornimento inducendo angiogenesi. Il cancro è la cellula. Questa era la visione prevalente all'inizio del millennio. Chi parla, gli immunologi in generale, non erano molto d'accordo. Io ho pubblicato una cosa in cui ho detto c'è un settimo sigillo, Bergman, c'è un settimo sigillo che è l'infiammazione che promuove il cancro. La scienza è così, ci si mette in discussione se i dati dicono. E quindi c'è stato un cambiamento di paradigma, perché
Adesso tutti siamo d'accordo che il cancro non è solo la cellula tumorale, è anche il microambiente, la nicchia ecologica entro cui la cellula tumorale cresce, si sviluppa e metastatizza. E la nicchia archeologica è altrettanto importante quanto la cellula tumorale, e della nicchia ecologica fanno parte le difese immunitarie, compresi i poliziotti corrotti che sono cari al mio cuore. In parallelo, il cambiamento di paradigma è stato affiancato dalla dissezione delle molecole, dalla scoperta delle molecole. Per esempio, e questo è una corsa con passaggio di testimone. Per esempio, questa molecola, che si chiama CTLA4, è stata scoperta a Marsiglia da un collega che si chiama Bernard ho il vuoto del nome, mi ritornerà. è stata scoperta a Marsiglia. Dopodiché Jim Allison ha capito che cosa faceva la molecola, che era un freno del sistema immunitario, e ha preso il premio Nobel, perché questo ha aperto la strada alle terapie immunologiche del cancro. Questi freni del sistema immunitario li chiamiamo checkpoints, e il nostro sistema immunitario è come questa automobile straordinaria. Io non guido una Ferrari, guido una macchina rossa, ma non è una Ferrari. E questa automobile straordinaria che ha bisogno, per funzionare bene, di acceleratori e di freni. In questo momento noi togliamo due freni al sistema immunitario e solo alle cellule T, che sono i direttori dell'orchestra immunologica. Pensate che un collega di Boston stima, si chiama Vijay Kukro, stima che le cellule T abbiano più di 30 freni. Poi torno sui freni delle cellule. Togliendo i freni, qual è il risultato? Beh, il risultato, questo è il melanoma, il caso di successo, il melanoma avanzato, nessuna cura con le terapie tradizionali o con le terapie mirate, 20% di cure con togliendo un freno, circa il 40% di cura togliendo due freni. Per il sistema immunitario, noi la terapia del cancro è inseguire un bersaglio mobile. Che cosa vuol dire? L'instabilità genetica costituisce il motivo fondamentale per cui il chirurgo e il radioterapista non curano tutti i tumori. L'instabilità genetica, dal punto di vista immunologico, può essere, almeno in alcuni tumori, un motivo per cui il sistema immunitario funziona, perché compaiono nuove molecole da riconoscere, riconoscibili. Siamo entrati in un continente nuovo in cui usiamo armi più complesse di quelle che non abbiamo mai usato. Pensate, l'aspirina, e Carlo è una persona che ha dato un contributo fondamentale a capire come funzionano i farmaci come l'aspirina. L'aspirina è una piccola molecola. Poi abbiamo cominciato a usare quelli che chiamiamo farmaci biologici, l'insulina, che è ancora abbastanza piccola, molecole ancora più complicate, i fattori della coagulazione, molecole complicate come gli anticorpi. Abbiamo cominciato a usare le cellule, a fare terapie cellulari, rieducandole, riarmandole, le chiamiamo cellule CAR-T. Questo richiede di avere delle vere e proprie fabbriche di cellule. E quali sono i risultati? Questa è Emma Whitehead, una bimba con leucemia linfatica acuta, con le armi tradizionali sono curati nell'85% dei casi. Questa è una bimba che rientrava in quel 10-15% non curata, curata con cellule CAR-T. L'impatto, questi sono linfomi a cellule B che non rispondono a niente, curate con questo tipo di cellule. Siamo entrati insomma in un continente nuovo in cui ci sono prospettive da tanti punti di vista, usare le cellule, altre cellule dell'immunità innata come le cellule NK che ho menzionato prima. Le cellule mieloidi stesse hanno dei freni, ne abbiamo contate in questa review recente 13,
E per tre di questi ci sono primi suggerimenti di attività clinica. Quindi siamo entrati in un continente nuovo che ci dà grandi, grandi, grandi speranze. Questa diapositiva è una diapositiva tecnica, ma è una diapositiva tecnica che utilizzo per dare due messaggi. Il primo messaggio, questo è uno studio che abbiamo cominciato nel 2006, PhD student Fernando Martinez, cubano, bravissimo, che era supervisionato da Massimo Locati, e per 13 anni non abbiamo pubblicato nessun lavoro. C'è grande difficoltà, e chiarirò il perché, perché abbiamo pizzicato una molecola qua e non abbiamo pubblicato perché non capivamo che cosa facesse. Ci abbiamo messo 13 anni a capire cosa faceva questa molecola, questa qua rossa. Allora c'è una grande difficoltà a fare ricerca ad alto rischio che richiede molto tempo. E qualcuno di noi se lo può permettere, altri non se lo può. Io credo che questo sia un freno e una preoccupazione generale che abbiamo sulla l'innovazione. Il secondo messaggio che vorrei dare con queste diapositive è che siamo inciampati in una famiglia di molecole, abbiamo chiarito che cosa fa, è una molecola dell'immunità innata, ma che riconosce, è coinvolta nella risposta ai funghi, nella risposta a cellule tumorali, ma dal punto di vista genetico è il secondo gene associato a neurodegenerazione. Allora l'immunità e l'infiammazione, come ha già detto Carlo Patrano, attraversano i confini disciplinari. Il terzo messaggio di questa diapositiva professionale è che in questa famiglia, vedete tutte queste molecole, noi non sappiamo cosa fanno. Il nostro genoma codifica per parole e circa il 15%, almeno il 15% delle parole che stanno codificate dal nostro genoma, noi non sappiamo il significato. E di nuovo è un tipo di ricerca ad alto rischio che fa fatica a essere sostenuta. Se questi erano i miei interessi, prendo l'orologio, nel 2020 ci siamo trovati davanti a un nemico nuovo, che è Covid-19, qui è rappresentato da alcuni dei miei nipoti, questo è Spike chiaramente, e il mio sentimento è quello del non sapere. E devo dire che io continuo a non sapere, continuo a non capire alcune cose, ne sottolineerò alcune delle cose che non capisco. Le nostre radici, non entro nella abbiamo sospettato fin dall'inizio, ci siamo chiesti meglio, fin dall'inizio, se ci fosse una componente genetica nel rischio di avere Covid-19 grave. E nell'aprile del 2020, mentre noi eravamo nello tsunami, grazie a Stefano Duga, che purtroppo non c'è più, che è un genetista nella nostra istituzione, al suo gruppo, abbiamo messo in open access, credo che sia il primo lavoro di genetica di Covid-19. Poi, ho schiacciato un bottone sbagliato, mi scusi, lo spingo di nuovo, questo. Ecco. Grazie. Poi siamo stati parte di un consorzio europeo guidato da Kiel, Kiel la città in Germania, con altre istituzioni italiane, in cui di nuovo ci si è chiesto se ci fosse una componente genetica. E questo è un Manhattan plot, questi grattacieli sono cromosomi dove ci sono geni associati a rischio di avere Covid-19 grave. E che geni sono? Molti di questi geni sono geni della prima linea di difesa. Quindi questo è un insegnamento che ci è arrivato. Adesso il consorzio è guidato da Rosanna Selta nel nostro istituto. Poi un italiano, si chiama Andrea Ganna, che lavora a Helsinki, ha detto facciamo uno sforzo e mettiamo insieme tutti i dati che conosciamo.
sulla genetica. E quindi è stato fatto uno sforzo di costruire, e poi voglio dire che cosa vuol dire costruire, l'architettura genetica del rischio di Covid-19 gravi. E di nuovo i messaggi che sono arrivati sono sostanzialmente gli stessi, con qualche variazione sul tema. In questo lavoro, che è uscito su Nature, in questo lavoro, quel primo lavoro che ho citato ero l'unico autore. In questo lavoro siamo 3600 autori. Questo vuol dire che ciascuno di noi ha portato un piccolo mattoncino alla costruzione. Chi davvero ha il credito è ovviamente questa persona. Noi il credito è quello della volontà di mettere in comune il sapere per rispondere a domande importanti. Abbiamo fatto progressi nella terapia, non c'entro, ma vorrei sottolineare come la nostra visione della malattia è cambiata. È all'intersezione o incrocia la predisposizione genetica, una vera e propria immunodeficienza che è smascherata dal virus, e citerò il lavoro fatto da Silvano Sozzani che è qui, una risposta autoimmune che non capiamo, io non la capisco, non capiamo come viene attivata. Sappiamo che una parte della risposta autoimmune blocca di nuovo la prima linea di difesa ed è associata a malattia grave. Quindi il virus gioca col nostro sistema immunitario. E poi una risposta infiammatoria non controllata. Esce a breve un lavoro su Nature Immunology in cui si espande l'analisi della risposta autoimmune associata a Covid-19 e comprende molecole che sono care al cuore di alcuni di noi, Silvana Sozzani, me, comprende chemochimica. Volevo dare un'idea di cosa vuol dire fare ricerca. Come a marzo del 2020 ci siamo fatti la domanda che tutti si sono fatti, cioè ci siamo chiesti che lampadine sono accese nei pazienti con la malattia. Lampadine vuol dire geni accesi, usando le tecnologie, le migliori tecnologie. Fra le lampadine che si sono accese, ne abbiamo trovata una che è un parente lontano di proteina C reattiva, che noi avevamo scoperto, abbiamo scoperto tutto di questa molecola. È fatta dalle cellule che noi amiamo, le cellule che mangiano, sia nel sangue circolante che nei polmoni. Pensate che in un mondo aperto queste analisi sono state fatte su pazienti israeliani e pazienti negli Stati Uniti. Poi purtroppo questi sono i pazienti di Bergamo, abbiamo lavorato con Bergamo, Alessandro Rambaldi. Questo è un trombo e questo è endotelio. Ed è fatta e pensiamo che quello sia cruciale. E poi con un test che costa niente, è un forte predittore nelle due casistiche di gravità di malattia, di morte. Che cosa si fa a quel punto? Beh, in un certo senso si aspetta. E questa è la ricerca scientifica, cioè ci si sottopone a verifica. Se gli altri vedono la stessa cosa, bene, se no abbiamo sbagliato. O c'è qualcosa che non va. E salta fuori che in Turchia, in Danimarca, in Inghilterra, di nuovo in Italia e in altre istituzioni, si vede la stessa cosa. Quindi abbiamo identificato un nuovo marcatore. Questo è un elenco, spero esaustivo, dei marcatori associati a gravità con associazioni diverse in Covid-19. E poi, guardando questi antenati degli anticorpi, quindi torno a una delle immagini che ho mostrato all'inizio, abbiamo scoperto che uno e uno solo di questi antenati degli anticorpi, si chiama mannose binding lectin, riconosce spike di tutte le varianti del virus che abbiamo potuto studiare e blocca l'entrata del virus. E abbiamo anche evidenza genetica che è associata. Voglio anche menzionare in relazione a immunità e infiammazione il lavoro che è stato fatto dalla commissione che è guidata da Carlo Patrono, che si dedica a questo, e eravamo preoccupati,
eravamo preoccupati per l'impatto sugli individui e sulla comunità di quello che chiamiamo colloquialmente long COVID. Finisce la fase acuta, una quota importante delle persone hanno problemi a lungo termine. Questo è uno sforzo che è stato fatto, hanno problemi che hanno a che vedere col sistema nervoso centrale, il rischio cardiovascolare, ovviamente i polmoni e molto di più. Noi non capiamo perché, non capiamo perché ci sono organi diversi coinvolti, pensiamo che la persistenza del virus sia importante, pensiamo che ci sono dati che suggeriscono che vengono attivati altri virus, che c'è una correlazione con la risposta, c'è una risposta autoimmune, di nuovo il virus ha giocato col nostro sistema immunitario e non capiamo, e poi la parte trombotica. E non capiamo perché organi diversi sono coinvolti in soggetti diversi. Ripeto, penso che sia una sfida per gli individui e per il Servizio Sanitario Nazionale e la sua sostenibilità. L'infiammazione e la risposta immunitaria quindi hanno il significato generale di difesa e di riparo. E un po' di tempo fa, in tempo pre-Covid, abbiamo proposto che immunità e infiammazione costituiscono una metanarrazione della medicina adesso e pensiamo in futuro. È quello che diceva Carlo Patrono nella sua introduzione. Perché connettono cose molto diverse che vanno da infezioni allo stile di vita, all'ambiente, a situazioni neuro-psico-psichiatriche, con patologie molto diverse. Io in particolare ho enfatizzato il cancro, cardiovascolare, l'autoimmunità e patologia neurodegenerativa. Quando mostro questa diapositiva agli studenti, faccio ancora lezione, quando mostro questa diapositiva agli studenti, dico, guardate che abbiamo fatto un errore, quindi sono colpevole di un errore. Non vi dico qual è l'errore. È stata fatta in tempo pre-Covid. Se Carlo ancora 5-10 minuti. Questa è la positiva. È inevitabile parlare di vaccini. E di nuovo mi piace ricordare uno sforzo che l'Accademia ha fatto con i vari documenti sui vaccini, l'ultimo è stato messo online nel 2022 e in tempo pre-Covid l'Accademia aveva fatto uno sforzo e un libro che è uscito prima. E adesso per colpa mia siamo in ritardo con una seconda edizione del libro, ma ci siamo quasi. Bebe Vio, che tutti conosciamo, una campionessa paraolimpica, dice vaccinatevi. Perché mostro questa diapositiva? Perché questa diapositiva dice vaccinatevi, Bebe Vio è così a causa di una sepsi, un'infezione sistemica, un'infiammazione sistemica causata da un meningococco, ed è il meningococco di tipo B. E nessuno riusciva a fare un vaccino contro il meningococco di tipo B. Il vaccino contro il meningococco di tipo B è stato fatto da Rino Rappuoli, che anche lui è un accademico, e credo che sia giusto ricordare il contributo fondamentale di Rino. Al tempo in cui si è fatto questo vaccino, correre per fare un vaccino si correva con la velocità di una corsa di cavallo. Che cosa vuol dire? Vuol dire per fare un vaccino innovativo dagli 8 ai 10 ai 12 anni, diciamo minimo 8 anni, un investimento di circa 1,5 miliardi, mi dicono, di dollari. Con Covid-19 il passo è cambiato in meno di un anno, questo è Boccioni. Il futurismo e la velocità della luce, abbiamo avuto i vaccini alla velocità della luce. Due mamme dei vaccini ottenuti Cati Caricò.
di nuovo dal documento e dallo sforzo fatto all'interno dell'Accademia. Mostro questa diapositiva per dare due messaggi. Il primo messaggio è che non ci sono solo gli anticorpi. Gli anticorpi ci proteggono nella fase acuta della malattia, nelle prime dall'infezione, ma c'è un consenso generale che la protezione contro l'ospedalizzazione e la morte è in larga misura dipendente dai direttori e dai professionisti nell'uccisione del sistema immunitario, che sono queste cellule T con licenza di uccidere, o questi che sono i direttori dell'orchestra immunologica. In questa cascata che viene attivata dai vaccini c'è qualcosa che manca. Una delle prime persone ad accorgersene è stata Maria Rescigno da noi. Non ci sono, o ci sono in quantità molto molto bassa, gli anticorpi di classe IgA, e andando più sullo specifico, anticorpi di classe IgA2, che sono gli anticorpi specializzati nella protezione delle mucose. Questo è il motivo fondamentale per cui i vaccini danno una protezione significativa, transitoria, non quella che vorremmo nei confronti dell'infezione. Proteggono contro la trasmissione, ma questa diventa un'altra storia. Il vaccino che ha salvato più vite, la stima, è il vaccino di Oxford, commercializzato da AstraZeneca. Guido Forni ha fatto una stima di quanti vaccini sono in uso a livello. Noi in questo momento utilizziamo 3 vaccini, che conosciamo tutti, su scala globale ci sono 30 vaccini, questo è Guido che l'ha fatto. Se guardiamo lo scenario africano, di nuovo questo è il lavoro che ha gemmato dallo sforzo della Commissione che abbiamo fatto insieme con persone in Africa, Jerry Hitchcock e Peter Lochoro. E Medici con Africa Quorum. Se guardiamo lo scenario globale, questo è lo scenario di uso di vaccini in Africa, vedete che i vaccini più utilizzati sono stati quelli su base adenovirale, quelli che noi non usiamo e su cui sappiamo molto poco. Ci sono ancora più di 150, più o meno, questo è vecchia ma sono sostanzialmente vero, ancora vaccini in fase di sviluppo. Io credo che questo sia importante. Sia importante per il futuro, perché non dobbiamo dimenticarci che, per esempio, il problema polio abbiamo risolto nella stragrande maggioranza del globo il problema polio con 2 vaccini, un vaccino a germi vivi, un vaccino Sabin e Salk, e abbiamo bisogno di un terzo vaccino per vivere in un mondo polio free e senza vaccinarci contro la polio. Quindi è importante che ci siano più vaccini. In particolare avremo bisogno di un vaccino o di vaccini mucosali che non abbiamo. Credo che sia importante che la ricerca accompagni la introduzione dei vaccini, e faccio 2 esempi dal nostro lavoro e dal lavoro di Maria Rescigno in particolare. C'è stato un tempo, che magari ci siamo dimenticati, in cui non avevamo abbastanza vaccini. E ci siamo accorti a febbraio, quindi cominciato a vaccinare a gennaio, a febbraio ci siamo accorti che chi aveva già avuto Covid aveva una risposta anticorpale, potevamo misurare solo gli anticorpi, molto molto alta. Dei colleghi negli Stati Uniti hanno avuto la stessa osservazione, e altri colleghi hanno avuto la stessa, e questo ha portato a un cambiamento di politica vaccinale, per cui in tutta Europa, praticamente in tutta Europa, si è detto una sola dose di vaccino a chi ha già avuto la malattia. Si stima che si siano risparmati 100 milioni di dosi di vaccino, non in Italia ovviamente, in una fase in cui non avevamo dosi di vaccino. Un altro esempio di accompagnare e del mettere in discussione i dati, e di metterli in discussione coi dati, è legato all'on-covid.
È uscito un lavoro su una rivista molto autorevole, si chiama Nature Medicine, da un autore molto autorevole, si chiama Halali, in cui si diceva che la vaccinazione dava una scarsa protezione, anzi praticamente assente, dell'ordine del 10% contro long Covid, il che ovviamente non era un incoraggiamento a vaccinare. Quel lavoro era un lavoro nei confronti dei quali noi eravamo molto molto critici, perché long Covid colpisce di più le donne che non gli uomini, e non c'erano donne, perché era Veterans Administration. E poi una guardava persone vaccinate con una dose sola di vaccino a adeno oppure due dosi di vaccino a mRNA, cioè una vaccinazione che tutti consideriamo. I nostri dati dicono che la vaccinazione protegge, e come protegge, e come da long Covid, e questo è stato visto anche dai dati israeliani. Quindi al di là del dettaglio, il messaggio è che è importante che le campagne di vaccinazione vengano accompagnate da ricerca scientifica. E poi uno sguardo globale, questo è il quadro di copertura con una dose di vaccino. C'è un continente con grandi differenze all'interno del continente, in cui la copertura vaccinale con una dose di vaccino è intorno al 30%, se andiamo a due dosi la differenza diventa ancora drammatica, con tre dosi ancora più drammatica. Io ho servito in una iniziativa di salute globale che si chiama Gavi. Gavi è stata al centro di un'iniziativa di condivisione dei vaccini che si chiama COVAX. Mi piace ricordare che Angela Santoni è stata nel board di Gavi. Io sono stato per 5 anni, credo che Angela poi sia stata per 6 anni. E Gavi è un'iniziativa di salute globale di condivisione dei vaccini per l'età pediatrica in origine, che ha funzionato, che ha funzionato. E quindi Gavi non è solo un buon vino italiano, un buon vino, mi spiace, non del Lazio, ma insomma un buon vino piemontese. È anche un'iniziativa di salute globale. Ma queste sono le grandi iniziative con i vaccini arrivano, adesso in questo momento non è tanta la disponibilità di vaccini in generale, i vaccini arrivano, ma questa è una, vedete, COVAX, ma e lì parte inizia la parte più difficile, questi sono vaccini, e non solo vaccini contro Covid-19, e io sono molto vicina a un'organizzazione che è Medici con l'Africa, QAM, che aiuta a trasformare vaccini in vaccinazione, fra le tante cose che fa, correndo l'ultimo miglio, che è il miglio di rafforzamento dei servizi sanitari, che è cruciale. Prima della pandemia, due persone che ho già citato, Rino Rapuoli, Angela Santoni ed io, abbiamo scritto un lavoro su JM in cui abbiamo detto che i vaccini sono una conquista della civiltà, un diritto per ogni essere umano, e devo dire che pensavamo ai bambini in quella fase, e un'assicurazione sulla vita, sul futuro, se volete una cintura di sicurezza. Credo che Covid-19 abbia inverato queste affermazioni. Ho citato la coscienza di non sapere come sfida e come premessa per cercare di imparare. Eraclito, che potremmo dire Covid-19, ama nascondersi, e questo è Lucio Fontana, I tagli della tela. In questi 3 anni ho ripensato, ho rivisto I tagli della tela come la sfida di attraversare la dimensione della non conoscenza, del non conoscere, per conoscere al servizio della salute e di una salute condivisa. E grazie ancora a Anne e Carlo per il privilegio di essere qui.